8 marzo dedicato alle donne ucraine. Si è tenuta a Firenze, al Teatro della Compagnia, l'iniziativa del Consiglio regionale dedicata alla Giornata Internazionale delle Donne, la testimonianza della rappresentante dell'ambasciata ucraina e i riconoscimenti alle eccellenze toscane. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale ha celebrato al Teatro della Compagnia di Firenze la Giornata Internazionale delle Donne, quest'anno inevitabilmente segnata da quello che sta accadendo in Ucraina. A condurre l'iniziativa sono state l'attrice Gaia Nanni e la giornalista Letizia Cini, che hanno presentato appunto la giornata, nel corso della quale sono stati consegnati riconoscimenti a donne toscane che si sono particolarmente distinte nella loro attività. È stato ovviamente anche un momento di riflessione sulla guerra in Ucraina e sul ruolo delle donne. Iniziamo ad ascoltare le interviste che abbiamo realizzate a partire dal presidente del Consiglio della Regione Toscana, Antonio Mazzeo. Abbiamo voluto dedicare questa giornata dell'8 marzo alle donne ucraine che stanno resistendo, ma anche alle donne russe che combattono e vengono arrestate per la pace. Lo abbiamo voluto fare per anche dare un messaggio di speranza e di futuro, premiando 8 donne che sono state in prima linea nelle battaglie, penso per la tenuta dei posti di lavoro, ma anche per far in modo che la nostra terra diventi sempre più terra di scienza, terra di opportunità, terra di futuro. Vogliamo mandare un messaggio forte, che questa non è straordinarietà, dovrebbe diventare la normalità, ed è questo il lavoro che noi come istituzioni vogliamo fare, per cercare ogni giorno di dare più speranza e un futuro migliore alle tante ragazze che vivono la nostra terra. È incivile pensare che ancora oggi una donna su due debba scegliere tra il lavoro e la famiglia, e credo che dobbiamo costruire le condizioni perché questo non avvenga e perché quell'immagine che ci arriva dall'Europa, della Presidente Metsola, della Presidente della Banca Centrale Europea e della von der Leyen, diventino una normalità e non un racconto di qualcosa di straordinario. Adesso sentiamo Oksana Polaitajchuk, assistente al consolato ucraino a Firenze, che è intervenuta alla manifestazione. Sentiamo. È una situazione tragica e naturalmente solidarietà di tutti è fondamentale. Ora lo sapete che a casa nostra c'è guerra e donne insieme con maschi sono schierate a difendere. Ci sono tanti donne e bambini che ora vivono in bunker, siamo in piena emergenza umanitaria e noi donne che viviamo qui in Italia e in Europa ci siamo tutti riuniti per salvare queste vittime innocenti, che ora sta finendo cibo, sta finendo l'acqua, medicinali, eccetera. E stiamo accogliendo naturalmente i nostri profughi, che sono fascia più debole. Tutti maschi e tante donne sono rimasti a combattere. E noi accogliamo questa, ripeto, una fascia più debole, donne e bambini, che sono scappati da questo orrore che ora sta subendo la mia patria. E noi toscani cosa possiamo fare davvero per aiutare a sentirli in un certo senso a casa, a farli sentire un po' meno stranieri nella nostra regione? Ma avete già fatto tanto, veramente. Siamo sommersi da proposte di aiuto, veramente io mi commuovo ogni giorno perché siamo sopraffollati delle chiamate, come possiamo aiutare. E ci sono tantissime famiglie che hanno offerto loro aiuto. Le donne sono più sensibili perché quando sanno di questa nostra situazione, tutte donne che hanno figli sono disposte ad accogliere, perché ci sono tanti bambini che vengono da soli senza genitori. Voi non potete immaginare, genitori portano bambini alla frontiera e loro attraversano da sole. Perciò veramente un aiuto sul territorio è fondamentale. Adesso le interviste a Francesca Basanieri, presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana, e a Ernesto Pellecchia, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Allora, il premio vuole significare le eccellenze e le tante storie di donne che hanno lottato per i loro diritti, per il loro futuro e che sono riuscite ad arrivare anche a delle posizioni importanti. Il nostro contributo è quello di raccontare attraverso la ricerca fatta con IRPET qual è la situazione lavorativa delle donne della Toscana e provare insieme ai tanti ragazzi e tante ragazze che ci sono qui questa mattina di invertire la rotta e fare in modo che ci siano più diritti per tutte le donne. Ecco, qual è il dato più importante di questa ricerca sul lavoro femminile? Allora, il dato è che la Toscana è in linea anche in maniera importante con il dato europeo. Però il tipo di lavoro che viene fatto, quindi quella che si chiama segregazione orizzontale, è su alcuni tipi di lavori, sui servizi, sul commercio, sul turismo, che in questi anni hanno subito con la pandemia delle grosse difficoltà e soprattutto il compito di cura dei bambini è ancora demandato completamente alla donna e quindi quando si hanno dei figli le donne preferiscono il part-time o addirittura lasciare il lavoro. Noi speriamo che le giovani generazioni ritengano questo normale, forse ancora completamente normale non è, e per queste iniziative come questa che noi facciamo con l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono importantissime per mantenere alta l'attenzione e sviluppare una consapevolezza più ampia nei confronti del tema della parità di genere e quindi per noi è estremamente importante portare i giovani a incontrare donne che hanno conseguito un risultato importante, che stanno lavorando per affermare la pienezza della parità fra i generi all'interno della società toscana, ma sicuramente nazionale e internazionale. E permettetemi comunque che, di portare anche il saluto del direttore che in questo momento è impegnato ad affrontare l'emergenza dei profughi ucraini e fatemi fare un pensiero alle bambine e ai bambini, alle ragazze, alle sorelle, alle madri che in questo momento stanno fuggendo dall'Ucraina, si stanno rifugiando nei paesi vicini e molte stanno raggiungendo l'Italia e il pensiero che in questo momento va a loro e alla necessità di creare per i ragazzi, in particolare per quanto ci riguarda, un ambiente che sia il più possibile accogliente e disponibile. Adesso iniziamo con le interviste alle donne premiate nel corso della cerimonia. Iniziamo con Chiara Azzari, direttrice della clinica pediatrica dell'ospedale Meyer di Firenze, e a Manuela Roncella, direttrice del centro di senologia dell'azienda ospedaliera e universitaria Pisana. Penso che sia una giornata importante per ricordare l'importanza e il ruolo delle donne in tutti gli ambienti. Io del mio sono particolarmente contenta, il mio lavoro mi piace, quello che ho fatto mi è piaciuto tantissimo e lo rifarei. Però credo che ogni donna nel suo lavoro possa fare tantissimo e abbia un ruolo veramente fondamentale. La giornata di oggi ce lo fa ricordare. Certo, quindi c'è bisogno di tante giornate che siano nel quotidiano per omaggiare e per ricordare la grandezza delle donne? Sarebbe bello non averne bisogno di nessuna, perché allora significherebbe che abbiamo finalmente capito che uomo o donna è la stessa cosa e che ognuno sta dando il massimo nella sua vita con i talenti che ha. Però per il momento abbiamo ancora bisogno un po' di questa riflessione, perché questa uguaglianza non c'è e ancora la disparità nel quotidiano la vediamo. Io sono fortunata, sono in un ambiente come il Meyer dove di disparità non c'è e dove si vive felici, ma non tutti hanno questa stessa opportunità. Io non penso di essere niente di eccellente perché faccio soltanto il mio lavoro. Certamente arrivare a avere una posizione del mio tipo, del lavoro che faccio, non è stato estremamente semplice, questo sì. Quindi penso che sia utile parlarne, sia utile sviscerare il problema, sia utile continuare a dirlo, perché la difficoltà che incontra una donna, che si incontra ad arrivare a certe posizioni, è tuttora reale. Ecco, lei nel particolare quali difficoltà da donna ha trovato nello studio, nella carriera? Io sono un medico chirurgo, quindi immaginate, è un lavoro che è prevalentemente maschile fino ad ora. Ora fortunatamente le cose stanno cambiando e in più
svolgo un ruolo apicale, quindi non è sicuramente facilissimo poter arrivare a queste cose. È difficile dire qual è la difficoltà, è un insieme di fattori e ci vorrebbe una giornata per raccontarveli tutti, ma insomma penso che le cose stiano cambiando, questa è la cosa bella insomma. Altre due donne premiate, stavolta sono Lucrezia Iurlaro, presidente dell'associazione Tocca a Noi, e Laura Sparavigna, presidente della Commissione Lavoro del Comune di Firenze. Quest'estate con l'associazione Tocca a Noi è nato il tour da un'idea di Laura Sparavigna dopo l'accordo raggiunto sul Comune di Firenze. Abbiamo siamo un tour in tutta Italia da sud a nord per mappare le esperienze di tutti gli enti locali che con strategie differenti hanno portato avanti la campagna per la riduzione dell'IVA su tutti i prodotti igienico-sanitari femminili. Abbiamo cercato anche, oltre a mappare l'impegno delle amministrazioni, di sensibilizzare su quello che è il tema delle mestruazioni. Abbiamo ancora una forte disuguaglianza, lo sappiamo, tra uomini e donne, una disuguaglianza che è assolutamente strutturale ma parte anche da piccole cose come ad esempio il fatto che siamo nate con un corpo femminile e quindi abbiamo determinate funzioni biologiche involontarie a cui dobbiamo sopperire tramite prodotti di cui non possiamo fare a meno. Questi prodotti sono a pagamento, costano tanto e inoltre avevano fino a poco tempo fa l'IVA massima al 22%. Abbiamo raggiunto il 10%, andremo avanti sia sulla battaglia per una diminuzione ulteriore dell'IVA, sia cercando anche metodi alternativi come ad esempio l'inserimento di tampon box all'interno delle scuole affinché ci siano luoghi dove questi prodotti siano accessibili a tutte. Oggi è l'8 marzo, sia una ricorrenza per ricordare le conquiste che abbiamo ottenuto nel passato, ma è soprattutto un monito per la quantità di lavoro che dobbiamo ancora fare in termini di diritti sociali e civili, per raggiungere un welfare che sia equo tra generi e generazioni. La campagna per la tampon tax era esattamente simbolo della quantità di lavoro che dobbiamo fare per rimuovere le ineguaglianze sociali e economiche. Un patto tra generi e generazioni, come funziona tra i meccanismi di una bicicletta. Pensereste mai che una bicicletta possa funzionare con una ruota sgonfia e una ruota gonfia? No, è lo stesso principio all'interno di una società. Siamo composti da molti gruppi, ognuno di essi deve essere tutelato e protetto dal nostro sistema di protezione sociale. Altre due donne premiate nel corso della giornata dedicata all'8 marzo, Elena Sorge, archeologa della Sovrintendenza di Pisa e Livorno, e Sonia Alpi, rappresentante delle lavoratrici dell'ortofrutticola Mugello. Una lunga tradizione di donne archeologhe, quindi penso che la riscoperta di un passato sia forse appannaggio, no? delle donne, insomma. La ricerca, io credo che siamo proprio brave a fare ricerca, io sono a capo di una squadra di donne fortissime e è un cantiere al femminile, ecco, devo dire, cioè con una attenzione a tanti particolari anche che è molto femminile, ecco, devo dire un cantiere polifunzionale che ha tanti aspetti, si riescono a gestire tante cose assieme perché ho delle colleghe bravissime, anche dei colleghi bravi, via se no ora alla fine bisognerà fare anche la festa dell'uomo, ma insomma, però devo dire un bel cantiere e un cantiere al femminile. Qual è l'ultima volta che si è emozionata parlando di donna da donna, perché ha ritrovato qualcosa che riguardava l'universo femminile di tanti anni fa? Io mi sono emozionata, io ho 4 figli, ogni volta mi emoziono quando trovo delle sepolture infantili, questo credo sia una cosa tipica delle donne. Anni fa mi sono trovata, aspettavo che mi venissero a prendere su un cantiere con tante tombe di sub adulti, che è un termine brutto per dire bimbi, e ero lì che raccontavo la storia che raccontava uno dei miei figli alla sera. Essere donne è anche questo, no? Avere il lusso di potersi emozionare. Sembra una cosa grande. E 2 mesi fa non l'avrei detto che sarei stata qui oggi. Mi fa molto piacere essere qua e essere riconosciuta da questo premio. Ecco, è una battaglia tutta al femminile, quella dell'ortofrutticola, perché siete nella maggior parte operaie donne e avete lottato in presidio per tanto tempo in condizioni anche abbastanza al limite, parlo del freddo soprattutto, quindi dimostrando anche insomma, che
anche a casa non avevate impedimenti, ecco, avete messo quello come priorità. Sì, abbiamo messo quello perché era il nostro lavoro, il lavoro di tanti anni, io ho 35 anni che lavoro in questa azienda, e a casa hanno capito che questa era una cosa importante per noi come donne, e l'abbiamo portata avanti, abbiamo raggiunto dei risultati, ancora ci dobbiamo lavorare, però siamo orgogliose di quello che abbiamo fatto. E chiudiamo con la testimonianza di una vicenda che è stata trattata anche dai media nazionali, quella dell'imprenditore Simone Terreni e della sua dipendente Federica Granai. Federica Granai che ha detto di essere incinta al suo datore di lavoro. Per tutta risposta il datore di lavoro, invece che licenziarla, l'ha assunta. Buongiorno a tutti. Io sono Federica Granai, ho 27 anni e siamo qui perché sono stata assunta quando ero incinta, quindi è una storia bellissima e spero che sia di esempio per molti imprenditori che possano cambiare idea per questo. Buongiorno, io sono invece Simone Terreni, l'imprenditore che l'ha assunta e quindi è stato un momento molto particolare perché Federica aveva superato tutte le selezioni, erano 20 candidate, si è presentata nel mio ufficio però tutta preoccupata, aveva richiesto un appuntamento con me e gli chiedo cosa sta succedendo. Ma Simone, devo dirti una cosa, sono incinta. E io ho detto che problema c'è, tutto qui. Nel 2022 non possiamo continuare a discriminare le donne semplicemente perché hanno un desiderio di maternità, quindi noi speriamo che la nostra storia sia un esempio per tanti altri imprenditori e che possano esserci nuovamente delle situazioni come queste, perché altrimenti i figli, scusate, ma chi li dovrebbe fare? È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio dedicato alla Festa delle Donne. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.